Lick, ben ritrovati miei cari vintori dell'Usona Bar Calcio. Continuità, questo il motto che deve spingere il Bologna di Thiago Motta verso lidi sconfinati da qui in avanti, va bene. Per riuscirci dunque dovremo passare anche per la sfida di questa domenica alle ore 12:30, mentre si mangeranno i turtlan qua a Bulagna, va bene, che ci vedrà affrontare al Dall'Ara la compagine piemontese Granata del Torino. Calcio, va bene, allenato da Ivan Juric. Pertanto in questo video andiamo a fare che cosa? I mismatch, ruolo per ruolo, va bene, di chi preferiamo, ok, tra un giocatore del Bologna contro l'altro giocatore del Torino. Premessa, come facciamo sempre, ci basiamo per fare questi mismatch sul modulo del Torino, che è il 3-4-2-1, va bene? E ricordo che questo non è un pronostico, ma è semplicemente andare a fare un raffronto uno contro uno per vedere chi si preferirebbe. Bene, detto questo, là nella lavagnetta che adesso andiamo a girare ci sono gli 11 contro gli altri 11, ma prima iscrizione, condivisione e subito mi piacine, permesso e concesso, grazie. Allora, giriamo subito alla lavagnetta ed eccoci qua come nostro solito siamo scrivere. Va bene, parte sinistra, parte destra messa così per comodità di lettura, va bene. Allora iniziamo subito dalla porta. Noi abbiamo ovviamente lo Skorupski e loro hanno il fratello di Sergej Milinkovic-Savic, ok, Vanja Milinkovic-Savic. Allora, chi preferire tra i due portieri? Per quanto mi riguarda, questi due portieri sono con caratteristiche simili, anche con difetti molto simili, per cui per questa motivazione qua io preferisco di uno spillo mantenere il nostro Skorupski, quindi eliminiamo il Milinkovic-Savic. Andiamo avanti. Allora, a sinistra noi abbiamo Lukumi e loro ci hanno... Buongiorno, buonasera anche. Allora, detto questo, e ben buon pomeriggio sia mai, Lukumi, per quanto mi riguarda, è da preferire a Buongiorno, che è un ragazzo molto giovane che magari si farà, però al momento Lukumi è, secondo me, di una spalla superiore. Quindi eliminiamo il Buongiorno. Discorso diverso invece per quanto riguarda il centrale. Noi abbiamo Medel, loro hanno Schurs o Schurs, come cavolo volete pronunciarlo. Schurs sta facendo vedere di essere un gran bel centrale, penso sia tra una delle sorprese di questa Serie A, giovane. E noi invece abbiamo Medel, che tra l'altro con Thiago Motta in realtà noi l'abbiamo messo adesso nella difesa 3, perché in difesa 3 presumibilmente andrebbe a piazzarsi lì. Ma Medel ora è visto da Thiago Motta centrocampista. Medel è bassettino, Schurs invece è bello piazzato. Per quanto mi riguarda, nonostante l'esperienza internazionale di Medel, va anche detto che carta all'anagrafa, alla mano, Medel non è più tanto verde. Per questi motivi io tengo Schurs ed elimino Gary Medel. Andiamo sulla destra, Somauro contro Gigi. Anche qua adesso, gol a parte fatto da Gigi nell'ultima di campionato contro il Milan, stiamo a parlare di un confronto molto simile anche qua. Che dire, la domanda è, cambieremmo Somaro per Gigi laddove ci venisse paventato uno scambio alla pari? Si potrebbe anche fare, per carità, anche perché, come abbiamo poc'anzi detto, più o meno non è che ti cambia le sorti di un campionato. Motivo per cui a questo punto, visto che qua non facciamo cose per vezzi, io tengo Somauro ed elimino Gigi. Andiamo a centrocampo. Sulla sinistra, Cambiasso contro Valentin Lazaro, ex Inter. Che dire? Qui, se uno va a vedere il, diciamo, lo storico alla mano dei due giocatori, non c'è confronto. Lazaro, giocatore fatto e finito.
Cambiasso, giocatore tutto da scoprire, sperando che possa continuare magari in maniera migliore di come ha iniziato a Bologna. Detto questo, Lazaro è un giocatore che personalmente non mi piace, e allora per questa motivazione, nonostante l'esperienza internazionale che ha Valentin Lazaro, avendo accumulato, mi sembra, gettoni con l'Austria, io mi tengo Cambiasso ed elimino Lazaro. Magari qua sarò impopolare, me ne rendo conto, ma ripeto, non faccio cose per vezzo, ma faccio cose eventualmente se sono sicuro, non tanto per. Dall'altra parte, Posch contro Ola Aina. Ecco, qua il discorso cambia. Posch, come abbiamo detto nell'analisi Bologna-Monza, non è di ruolo in realtà tutto campista di destra, per cui parte già svantaggiato. Aina invece è proprio il suo ruolo. Aina a gran corsa si fa la fascia, ha capacità atletiche non indifferenti, sta vivendo magari un periodo o ha vissuto dei periodi non brillantissimi, quindi non è un giocatore che riesce magari a mantenere nell'arco di una stagione una continuità di rendimento tale per cui possa far pensare che è un giocatore destinato a palcoscenici migliori di quelli che sta già calcando, questo non lo penso. Però tra i due, sinceramente, penso sia da preferire Olaina e quindi elimino il Posch. Andiamo al centro. Ferguson contro Ricci. Ora, detto che Ricci è un mediano di scuola, veniva dall'Empoli, mi sembra, prima che il Torino lo acquisisse, molto interessante, ed è un giovane che tra l'altro sta facendo vedere da quando gioca a Torino, non sempre, ma ultimamente nelle ultime due, tra l'altro nelle ultime due vittorie contro Milan e contro Udinese, due partite molto difficili, e Samuele Ricci era lì a centrocampo, ha fatto molto bene. Detto quindi che è un giocatore che mi piace. Però abbiamo Ferguson dalla nostra che sta facendo vedere adesso di essere un giocatore totale, un tuttocampista veramente, box to box, difesa, attacco, sa fare gol. Motivo per cui io mi tengo Ferguson ed elimino Ricci. Pur, ripeto, mi piaccia il Ricci. Lukic contro Moro. Altro mismatch tutto croato. Anche se Lukic, ho un dubbio, adesso non penso sia, serbo montenegrino se non erro. Però vabbè. Match jugoslavo, va bene, dell'ex Jugoslavia. Nicola Moro contro Lukic, Sasha, qui a parer mio oggi non c'è proprio sfida, nel senso che Sasha Lukic è di un altro pianeta rispetto a Nicola Moro, che deve ancora dimostrare tutto, e penso che tra i due ci sia una differenza di un paio d'anni scarsi, penso, dovrei andare a vedere, ma quindi io oggi, potendo fare un paventando uno scambio Moro-Lukic, non ci penserei due volte, lo farei. E quindi elimino Moro. Andiamo là davanti, iniziamo dalla sinistra. Musabarro contro Vlasic. Così però, mi piace vincere facile, vi piace. Vi piace vincere facile, ponzi, ponzi, ponzi. Allora, che dire, Vlasic, giocatore che tra l'altro mi pare di aver letto il Torino vorrà riscattare dal West Ham, sicuramente il costo si aggirerà, se ho capito bene, intorno ai 15 milioni di euro, una cifra comunque che rimarrà inferiore a quella spesa dal Bologna a suo tempo per acquisirlo dall'Atalanta, 19 milioni di euro. Rigoli di brivido mi percorrono la schiena fino a giungere i peli delle natiche. Io tra Musabarro e Vlasic, che dire, non ho dubbi, qualcuno ne aveva? Tengo Vlasic ed elimino Musabarro, giocatore che per l'ennesima volta, grazie a questo format, mi permette di dire che non mi piace. Giocatore Musabarro che non ha rendimento, non ha continuità di rendimento, non può, secondo me, giocare a questi livelli. Vlasic è da preferire. Dominguez contro Miranchuk. Allora, detto che Miranchuk sicuramente dietro alla punta si trova oggi più
come posso dire, più a suo agio rispetto a Dominguez, che deve ancora, secondo me, fare il salto nell'interpretare questo ruolo. Ma resto anche convinto che Dominguez questo salto lo possa fare, perché è un giocatore intelligente, è un giocatore che dà modo di far vedere che può migliorare. Miranchuk penso sia arrivato all'apice di quello che lui possa dare, sinceramente. È un giocatore abbastanza discontinuo. Se trova il gol o l'assist, si può esaltare. Viceversa, è un giocatore che ti rischia durante la partita di appannarsi. Detto questo, Dominguez invece è un giocatore più di rendimento costante, se gioca, ovviamente. E visto che adesso con Thiago Motta gioca, io, nonostante Miranchuk sia maggiormente di ruolo, ma io elimino Miranchuk e mi tengo Dominguez. Andiamo all'attacco, dove c'è quasi da sorridere. Arnautovic o Pietro Pellegri? Chi si ricorda di Pietro Pellegri, giocatore di cui ho parlato ampiamente, mi sembra, un anno e mezzo fa, quando la banda Bigon voleva portarlo, mi pare, in un mercato di gennaio 2021, se non erro, come rinforzo per il Sinisa Mihajlovic, un giocatore che in carriera avrà fatto 100 partite, in tutto 100 partite, nonostante abbia incominciato a giocare dall'età di 16 anni, penso. Giocatore sempre rotto, giocatore che, nonostante le 100 partite giocate, in tutto, cioè in tutto vuol dire anche andando a prendere le giovanili, le under, ha segnato, mi pare di ricordare, 17 gol. 99 partite, per l'esattezza 17 reti. Non riesce ad arrivare a 2 gol ogni 10 partite. Un attaccante sempre rotto. Io, 21 milioni di euro pagati dal Monaco a suo tempo per portarlo via dal Genoa. Io rabbrividisco davanti a questi numeri, mi chiedo anzi come possa il Torino farci l'attacco su di lui. Tra l'altro, sto leggendo che sono molto contenti di lui. Avrà sicuramente un entourage molto abile, secondo me, questo ragazzo, oltre che una muscolatura importante. Vi allenate mica nella stessa palestra delle Bonifazi? Fammi sapere, caro Pietro. Detto questa disamina un po' così gioviale, io, perché ho fatto questa disamina in questa maniera? Perché non c'è storia, c'è qualcuno che vorrebbe tenere Pietro Pellegri e non Arnautovic. Provate a pensare se al posto di Arnautovic fosse stato Pietro Pellegri oggi. Come sarebbe andata a finire? Perché voi dovete riflettere così. Ovviamente si elimina Pietro Pellegri tutta la vita. Non uno sano di mente terrebbe Pietro Pellegri. Bene, detto questo, andiamo a contare quanti giocatori del Bologna hanno mismatchato favorevolmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 undicesimi preferiti rispetto a quelli del Torino. Quindi il Torino si preferiscono di questi 11 solamente 4 elementi. Dunque, mismatch alla mano, abbiamo visto come in questo caso, selezionati questi 11 contro 11, i giocatori del Bologna per 7 undicesimi delle volte siano da preferire, almeno per quanto mi riguarda, poi mi direte voi la vostra nel box commenti, a quelli del Torino. Ribadisco, non è un pronostico, perché ciò non vuol dire che noi andremo a vincere col Torino, perché c'è la componente allenatore, ci sono tante componenti di quanto appunto una squadra sia da un punto di vista mentale, tecnico-tattico. Juric sta lavorando da più di un anno, Thiago Motta è arrivato l'altro giorno, giocare in casa, fuori casa, ci sono tante componenti, gli infortuni, le defezioni. Quindi ragazzi, non è un pronostico, è un 11 contro 11, tutto qua. Bene, detto questo, mi raccomando, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, chi avreste tenuto. Attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui al Giovanni Caccia dei video e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchierabar!